Paolo? Fabio! Come va tu? Allora, c'è un cargo e stiamo guardando perché pare che davanti a questo cargo mercantile, non so se tu lo vedi. No, vedo te e devo dire come, dopo tutta quella cosa di prima. E quindi pare che davanti a questo cargo ci possano essere dei delfini. Ah, che non sono le balene. Che non sono balene. Ecco, adesso però Gabriele ti voleva... Ecco, Rosio? Sì! Paolo! Come stai intanto, dico, fisicamente, voglio dire? Ma io sto bene, perché per fortuna io non soffro... Cioè, a me fa paura se c'è dei problemi... Quando eri piccola? Allora, mi vuoi spiegare... Paolo! Paolo! Due domande. Uno, perché urli? Secondo, perché urli guardando alla tua destra anziché di fronte dove siamo noi? Ma Fabio! Ma guarda come sono! Come sei? C'è il vicecomandante che mi ha imbrancato da dietro! E perché? Sono tante cose, ragazzi! Uno perché c'è i motori di destra! Ma alla fine sotto! Ma come stare in tram, voglio dire, dai! No, dico come stare sul tram! Beh, guarda, forse il tram è un po' più comodo! Un po' più comodo, va bene! Comunque, dunque, eravamo rimasti alla favola... Pronto? Ma chiamate me? Sì, sei tu. Paolo? Sì. No, come dice Verne, la balena non era una balena, era un... Uno squalo. Esatto, un pesce cane. Quindi ci auguriamo... Ma io voglio dirvi solo una cosa. Sì. Evitiamo di usare questo termine. Sì. Quale termine? Perché lo squalo. Va bene, chiamiamolo pesce cane. No, come no? Non chiamiamolo. E no, se tu... come no? Tu devi... Perché posso richiamarlo, arriva. Vabbè, ma tu mica avrai paura stando sulla barca di un... Paolo! Where is the captain?
di consiglio per le relazioni internazionali. Figlio destro! Paolo! Paolo! È meglio avvisarti per radio prima! Avvisarti! Niente, è la fine! Declino ogni responsabilità sin da questo momento col Ministero degli Esteri. Guarda, Simone! È della Marina! È russo! È giapponese, la contro la barca! E zio, come te cosa stai? Ecco, digli questo! Cosa ha detto? Engine, come te! Avvisateli per radio prima. Vabbè, Brosio, ma balene e pesce cani? Ma pesce cani e balene? Pesce cani e balene zero. Zero via zero, neanche zero. Solo cargo. Con il cargo russo pieno di cani. Ma certo, piano. Cargo russo pieno di cani, non so. Vabbè, Paolo, ma è pure da quelle parti, pare che ti giri un secondo, Paolo? Ti puoi girare un secondo? Sì! Ecco, no, da questa parte, siamo di sei di spalle per questa noi. Questa l'antenna. Girati, Paolo! Ecco, lì ti vediamo. Oh, in tutta la tua bellezza! Fatti vedere. Beh, ragazzi, arrivare vicino così al caso non era male. No, non era male, molto però bello. Però era bello proprio andarci sotto. Sì, lo so, Paolo, adesso... Perché quella è stata più grossa di una balena. Quello è vero, ma non è la balena di Pinocchio. Posso farti complimenti per l'eleganza? Per? L'eleganza? Capirai, tutti i pantaloni rotti, ho fatto un volo prima. Un volo? Sì. No, volendo, senza nessuna ironia, lo dico, ma potresti fare la pubblicità del tonno. Ti manca la pinna? Costa. Dico, se c'è un tonno almeno. Guarda, forse ce l'avrà comandante sotto in scatola. No, chiedo. Perché qui adesso sta riuscendo la cuscicata da fa schifo. Possiamo seguire la discesa di Brosio agli inferi? Sì, vabbè. Paolo? Sì? Ti seguiamo mentre scendi, volevo aspetta, avvertirti. Aspetta, ragazzi, perché ridendo e scherzando... Io non vorrei andare giù, Ma dove stai andando? Dove stai andando? Vado sotto, perché si parla un casino adesso. Paolo, ma come parli, Paolo? Come parlo? Ti vedo teso. Ragazzi, adesso non mi far parlare, Sì. Stai bene? Ma il microfono leva, ma non lo voglio adesso! Paolo, ti stiamo ascoltando, ti prego! Paolo? Che c'è? Ecco, ti stiamo ascoltando! Giovanni è in armadio! Ecco! Oh, bene! Allora, mentre Paolo va in coperta, il Napoli è in 10. Il Napoli è in 10. No, dove sei? Attento! Siamo qui! Cioè? Quando è che si torna a casa? No, come? Ma sei arrivato nel punto dove si avvistano le balene, sì o no? Ma sai, qui il problema è che secondo me non si vede mica più le balene. Come mai? Perché dice l'esperto. Che dov'è? Gli esperti. Le balene diventano un problema. È un problema per il mare, c'è un po' di mare oggi. C'è un po' di mare? Infatti, lo sapevamo, Diciamo che su 6-7 che siamo qui, 3 ha già dato tutto, Capito? No, non ho capito. Nel senso che hanno vomitato. No, non ho capito, ma insomma, è che quella posizione lì che hai tu, Paolo. Sì, così Fabio. Ecco, mi ricorda, Paolo. Sì. La posizione lì vicino alla balaustra. Sì. Mi ricorda esattamente quel film in cui poi il pesce saliva. No, io non evoco, ma era proprio lì. Tu continui a evocare lo squalo. No, lo squalo attore non lo so. No, non lo so. Siccome ma nessuno... No, dico, come spira, da che parte? Come senti, ma quindi col mare mosso non c'è possibilità di balene. È di là! La balena? Arriva da Genova! La balena arriva da Genova? Il Levante! Ah, ho capito, no, ma la balena mi chiedevo. No, la balena non arriva neanche dalla Monte Carlo. Allora dovremo fare un altro collegamento un'altra volta. Sì, se ne riparla più tardi però. Va bene. Senti, tu puoi anche rimanere lì, ci vediamo la settimana prossima. Io torno a casa adesso. No, perché? Ha paura. Ha paura? Non è vero, non ho paura adesso. Ecco, ho capito. Però vedo che stai benissimo. Vedo che stai benissimo. Beh, sai, cioè, è una giornata straordinaria. Lo credo. C'è una pinna. No. Vedo una pinna. A prua. Ma dov'è la prua?
sua, davanti!